Questa è una delle cose che noi dobbiamo cercare di, quando parliamo di dare continuità, nervi distesi mai, perché questo vuol dire a pagamento, vuol dire di fare una montagna russa in cui noi dobbiamo cercare di trovare un equilibrio, sia dal punto di vista anche emotivo, anche dei risultati. Quindi l'equilibrio va, quando uno parla di queste cose, va lì. Non mi piace neanche la parola serenità, no. Noi dobbiamo essere consapevoli che sì, abbiamo fatto due risultati positivi, ma dobbiamo tenere sempre presente che il nostro obiettivo è la salvezza, quindi dobbiamo stare attenti. Come ho detto, dopo la partita dobbiamo guardare con la coda dell'occhio la classifica perché dietro corrono e stanno facendo dei punti. Noi dobbiamo guardare noi stessi e guardare quello che facciamo, però bisogna stare attenti, per quello dico che no, nervi distesi no. Poi in quanto riguarda gli infortunati, Sau che non c'è, non sarà tra i convocati, poi Cragno sarà tra i convocati. De Jola, pensavamo che rientrasse per questa partita, invece ci dispiace, ma non è arrivato. È arrivato giusto giusto e ho preferito non convocarlo, anche per il lavoro fatto degli altri ragazzi sul campo durante tutta la settimana. No, non c'è nessun ballottaggio. Io penso che nel momento in cui lui stia al 100% andrà in porta. In questo momento no. Quindi non c'è, secondo me, un ballottaggio. Non c'è questo problema, io non ho questo problema in questo momento. Ho un portiere che è al 100% e la vedo così. I tre, Rafael, Arthur, Jonita e João Pedro. Sì, questa è una delle scelte che abbiamo noi, perché lo abbiamo fatto anche contro la Lazio, con una difesa possente, con tanta fisicità. Però se tu vai a vedere la partita scorsa non l'abbiamo fatto. È una delle possibilità e questo mi fa piacere poterlo fare perché vuol dire che ho davanti ho un'ampia scelta con caratteristiche diverse, quindi questo mi permette sì di vedere e questo è quello che penso io, di dove andare, che lo dico sempre. Sono ripetitivo anche, ma dove cercare di andare a far male alla squadra avversaria. Quindi sono contento di averli tutti e poi sono contento anche nel momento in cui, ripeto, mi fanno fare la scelta in questo difficile, che mi rendono la vita difficile, fra virgolette, però questo lo preferisco perché posso scegliere in base a quello che voglio andare a fare o voglio fare, voglio cercare di plasmare come squadra. Io penso che, io ti parlo di questa squadra di oggi, fare un paragone non è il mio compito, però ti dico che noi domani affrontiamo una grande squadra, una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per lo scudetto, una squadra ben organizzata, che ha dei giocatori individuali forti, però allo stesso tempo ha una buona organizzazione. E secondo me, appunto per questo fatto qui, oggi si trova lì davanti, perché è una squadra che sa quello che vuole, sa quello che deve fare sul campo, e avendo giocatori con tanta qualità, poi ti possono trovare il colpo in qualsiasi momento. Quindi è una squadra da rispettare. Ma lo stesso dico anche quando siamo andati a giocare contro la Lazio. Noi dobbiamo guardare quello che possiamo fare, rispettando sempre l'avversario, perché questo sì, però poi cercare di fare le nostre cose. Noi sappiamo che domani troviamo un giocatore che forse uno lo vede in campo e forse uno dice è sparito, non c'è. Però lui è un giocatore così, che dal nulla ti può far gol. Dentro l'area, secondo me, è il migliore. E per come vedo io, il calcio è un animale dentro l'area. E quindi bisogna stare attenti, bisogna cercare come squadra di
di limitarlo, questo sì, però sapendo sempre che non ci possiamo distrarre un attimo, perché soprattutto quando c'è un attaccante di questo livello dentro l'area, paghi, secondo me. No, io penso, non penso che sia un difetto, penso che sia una cosa che è un ragazzo giovane che deve migliorare. Questo penso su Varela. Poi sulle statistiche, noi quello che ho detto prima, dobbiamo giocare come squadra. Che voglio dire come squadra? Voglio dire che cercare di limitare Icardi vuol dire di cercare di non farci fare tanti cross. Quindi questa la fase di non possesso, bisogna farla come squadra. Quindi non è che va solo il reparto difensivo, i tre difensori che devono fare la partita. No, loro devono fare il loro dovere, ma noi come squadra dobbiamo aiutare loro per far sì che lui non si trovi in quella posizione dove è letale. Voi mi avete chiesto di Icardi, io rispondo di Icardi, però sappiamo che anche Candreva dall'altra parte, anche Perisic, Borja Valero, sono giocatori, Vecino, secondo me Vecino è il giocatore più completo che ha l'Inter. Quindi sono giocatori in cui se tu li fai pensare diventa difficile poi fare la partita. Sono giocatori che hanno tanta qualità e hanno il colpo pronto. Quindi lì noi dobbiamo essere bravi come squadra. Come squadra a non lasciare spazio fra le linee, perché poi Perisic è un giocatore che più di Candreva lui viene internamente e lì lui ha una grande qualità, c'è una grande tecnica, c'è un grande tiro e poi fa il cross destro sinistro, quindi secondo me se noi andiamo a giocare individualmente uno contro uno diventa difficile, però se noi, il concetto è che se noi affrontiamo questa squadra come reparto, come collettivo, noi possiamo fare le nostre cose. Questo è il mio pensiero della partita di domani. Noi non ci dobbiamo appartare delle nostre cose. Quali sono le nostre cose? Essere corti, compatti, l'equilibrio, essere squadra. E poi da lì noi possiamo arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza. Stiamo migliorando, ma non solo in fase di non possesso, sino in fase di possesso anche. E domenica scorsa abbiamo fatto una partita contro una squadra difficile che è l'Udinese, perché secondo me l'Udinese è una squadra che verrà fuori e ha qualità come per venire fuori. Però secondo io do tanto merito alla squadra, proprio alla squadra, perché si è visto la voglia, la determinazione. E soprattutto domani, e ricollego quello che hai detto dell'ultima partita, noi l'abbiamo fatta a Trieste, l'ultima partita che c'ero io. Domani la giochiamo in casa nostra, ma proprio in casa, quindi lì io dico che noi dobbiamo essere bravi, noi parlo secondo me più i ragazzi devono essere bravi a trascinare la gente nostra dalla nostra parte, come si sta facendo, perché ripeto, è importante che la gente veda quello che trasmette, che trasmetta la squadra, quindi quello è il passo fondamentale, poi noi sappiamo che loro ci sono e questo è importante per domani. Io dico, l'Inter sembra una squadra, è diversa per esempio come quella del Napoli, che il Napoli sai che c'ha un gioco, ti dà la sensazione che ti travolge, l'Inter forse non è così, però ti dà la sensazione anche che nel momento in cui tu abbassi la guardia loro ti fanno male, perché hanno questi giocatori che sembrano che spariscono dalla partita, ma ci sono sempre lì e hanno caratteristiche importanti, quindi forse ti sembra che loro, Icardi non c'è, Perisic non c'è, ma ti fanno in due secondi ti ribaltano la partita, quindi bisogna stare attenti e bisogna avere tanta determinazione, tanta aggressività per combattere le loro qualità, quindi noi dobbiamo essere squadra, domani come abbiamo fatto in questa ultima partita a Udine. Quando io dico fare le nostre cose, cercare di fare o cercare di fare quello che si è visto contro la Lazio, anche se eravamo da pochi giorni, ma contro la Lazio abbiamo visto una squadra propositiva, che
Quando io parlo ai ragazzi che giochiamo anche con l'Under 17, dicono, a prescindere da chi c'è davanti, sia una grande squadra, siano gli Under 17, noi dobbiamo giocare. E dobbiamo stare attenti, dobbiamo sempre avere il rispetto anche per i ragazzi, ma poi bisogna, la partita bisogna farla, bisogna essere determinati, bisogna essere aggressivi e allo stesso tempo non solo quando non abbiamo la palla, sino quando abbiamo la palla. Io dico che la velocità della palla fa la differenza e questo l'Inter lo fa molto bene. Quindi sono tutte piccole cose che devi fare a prescindere di chi hai davanti, siano gli Under 17 o sia una grande squadra come viene domani l'Inter. Tanto rispetto, ma poi bisogna fare la partita. Secondo me, ti ripeto, il gioco dell'Atalanta è superiore al nostro in questo momento, però mi ha dato degli spunti dove si può andare anche a far male, a colpire, sì, questo è vero. Io guardo dove si può andare a far male, come, e questo mi permette le caratteristiche dei nostri attaccanti. Poi devi vedere anche come va la settimana di lavoro. Forse io ho un pensiero in testa in questa settimana di far giocare due giocatori che hanno fatto bene, come per esempio a Udine. Vedo la settimana e vedo che possiamo fare meglio come squadra in un'altra maniera, quindi lo cambio. Questo mi permettono i ragazzi che, ripeto, si allenano tutti alla stessa maniera, danno tanto, perché poi quando io dico di dare tanto negli allenamenti, perché poi in partita bisogna dare tanto, e questo lo stanno dimostrando i ragazzi, tanta intensità negli allenamenti, poi in partita, e domani abbiamo bisogno di queste cose. Però poi la scelta mi permettono prima le caratteristiche di loro e poi guardare la settimana e poi lì sì, vedere e fare la scelta di quello che vogliamo fare. Torino, tu hai visto un centrocampo con Barella, João Pedro e Cigarini, che è un centrocampo tecnicamente, penso che sia un buon centrocampo per una squadra come la nostra, per una squadra che si deve salvare come la nostra. E quindi poi davanti mi sa che c'era Farias, Paoletti. E quindi la cosa importante è la interpretazione del ruolo. Io ripeto, quando faccio giocare João Pedro lì, non mi aspetto quello che mi può dare Varela, Ionita, De Sena, però mi dà tanto in fase di possesso. E tecnicamente è un giocatore che ci può dare tanto, sia quando gioca davanti che sia quando gioca, fa la mezzala. Su Cigarini, secondo me, lui, quando parlo di che questa squadra può migliorare tanto, lui è un giocatore che facendo bene lui fa far bene gli altri, e questo lo sta facendo, ma sono consapevole e penso che lui può migliorare ancora.